La politica di coesione pervade tutti gli aspetti della nostra società, dell'economia e del territorio, e anche qui in Abruzzo vogliamo oggi fare un punto di cosa è stato fatto, ma soprattutto sedere intorno a un tavolo con gli operatori del settore, con gli stakeholder e con i tecnici per capire cosa ancora possiamo fare e dove vogliamo andare nella prossima programmazione che verrà, soprattutto sui temi del lavoro, dell'impresa, dell'inclusione sociale e delle grandi sfide dell'Europa del futuro. Soprattutto per quanto riguarda la situazione delle province in Italia, abbiamo davvero pochi fondi, quindi possibilità di attingere a fondi molto più cospicui e europei per noi diventa fondamentale per la programmazione, soprattutto futura. Il nostro istituto ha ricevuto nel precedente programma fondi PON per migliorare le infrastrutture digitali, in particolare la rete LAN e LAB, per potenziare i laboratori informatici multimediali, per realizzare laboratori mobili. Quindi la flessibilità e una facilità di accesso ai fondi, in qualunque forma essi siano, deve essere alla base di qualsiasi sistema per la fruizione di questi fondi. E i fondi devono essere molto vicini alle imprese. Ma per far questo il sistema locale si deve strutturare al meglio, deve fare in modo di raccogliere in maniera coordinata quelli che sono i fabbisogni e rapportarli in maniera unitaria e molto forte. Stiamo lavorando già da diversi anni utilizzando i fondi strutturali europei, tra cui chiaramente anche i fondi di coesione. Tutte le riserve e tutti i parchi hanno potuto valorizzare la parte strutturale che avevano, migliorare la sentieristica, migliorare la conservazione di habitat di particolare pregio, tutelare specie di particolare interesse. Il PSR ha investito ben 50 milioni della propria dotazione e riservata appunto a fondo perduto ai giovani che si vogliono insediare in agricoltura. Con il PSR 2014-2020 sono stati prodotti due bandi. In un momento in cui le risorse sono sempre più scarse e le amministrazioni pubbliche soprattutto devono fronteggiare numerose sfide, è importante quanto mai il sostegno dell'Europa.